Buonasera, buonasera a tutti amici di Piero da Saronno. Decima giornata dell'andata del campionato di Serie C, Basket Rovello contro Basket Lesmo. Basket Lesmo, una squadra che ha due punti più di noi, ha vinto quattro partite, noi ne abbiamo vinte tre. Veniamo da una sconfitta di misura contro la Pallacanestro di Lierna. Cominciamo con il numero 9, Corno, il numero 14, Sugar Del Pero, con il numero 6, che va subito a prendere un super rimbalzone, Luca Bernia, con Bosa e con Moscatelli, Moscatelli, giochiamo subito con Del Pero sotto per Corno, che attacca subito il ferro, scarica per Bernia, perde la maniglia Berna, fuori ancora per il Boss, che riconquista, 10 secondi per giocare questa prima azione, Bosa che bomba di Bernia che va fuori nel ferro lungo, e allora corre forte la squadra di capitanata da Forneris, riceve Campana, buon tiratore da tre, ancora poi con il playmaker che gira per Colombo, scarica fuori numero 10 De Luca per la bomba, il numero 9, e poi accarezziamo il pallone, non lo teniamo, e quindi andrà a rimettere Zappa, esce dal blocco il numero 10 De Luca, fuori per il numero 20 Baroncini, bomba poi di Passoni che realizza i suoi primi tre punti, un play del 1989, gioca Boss esce dal blocco Mosca, Moscatelli che si addormenta un attimino, poi Corno che attacca il ferro, scarica dietro alle braccia per Bernia e poi riconquistiamo un pallone, la squadra butta il pallone, l'arbitro, gli arbitri che ricordiamo sono i signori Lattuada di Cerminate e Motta di Carugo, sono un po' indecisi e allora assegnano la rimessa ai nostri ragazzi, Sugar per Corno, Corno per il Boss francobollato da due, Corno si libera, si alza, non va la prima bomba di Corno, deve mettere a posto, scarico per Campana in mezzo all'area che va con mano molto morbida e realizza il punto del 5-0 per i ragazzi di coach Fumagalli, ancora Boss per il ricciolo di Moscatelli che esce, non va, riconquistiamo palla con Lucone Bernia, giochiamo Papero, organizza gioco Boss, ancora Papero, blocco sopra, blocco ancora, arresto e tiro di Boss, morbido, sputato ancora dal ferro, ulteriore riconquista di rimbalzo, Gabriele Del Pero, uno contro uno, fuori per il Boss, non se la sente di tirare, gioca a due poi con Corno libero, tira, morbido il suo tiro e sono i primi due anche per noi, forza ragazzi. Allora De Luca per un'acrobazia che non va a buon fine, allora corre Sugar, scarica per Corno che va ancora in un sottomano molto bello, in un contropiede che ci riporta sul 5-4 dopo 2 minuti e mezzo giocati in questa palestra, gioca ancora Passoni per l'arresto e tiro che non va di Campana, corriamo con Del Pero, Moscatelli cerca di travolgere l'arbitro, fa passi, non se ne accorge nessuno, allora amministriamo, chiamiamo un gioco, blocco di Corno per Sugar che gira su se stesso, scarica fuori per il Bosa, gliela butta male, tiriamo fuori sincronia, infatti siamo corti, ancora Passoni per il numero 20, Baroncini che prende il blocco al Campana per De Luca, Boss fa fallo ma reclama anche una palla accompagnata da parte del numero 10,
6 minuti e 32 al termine di questo quarto. Rimette la palla Zappa. Zappa per Passoni. Cura Moscatelli, Del Piero. Campana contro Corno. Mosca esce dal blocco, gioca a due, chiuso bene, poi spreca un tiro, corriamo con Moscatelli e poi Campana commette un fallo inutile a metà campo su Gabriele Del Piero. C'era un contropiede, non l'abbiamo giocato giustamente perché eravamo in 2 contro 1. Rimessa da lato per i nostri ragazzi. Richiamo alto con Gabriele, riceve Corno, la restituisce a Gabri, ancora Corno, Mosca per Bernia, Boss, giochiamo senza centri praticamente, Boss in 1 contro 1, arrampicata che non va, esitazione, è velocissima la penetrazione di Campana che batte 2-0 Corno, subisce anche fallo Campana, non fischiato dagli arbitri, forza ragazzi. Sugar che va in 1 contro 1, la butta fuori a Boss, scarica in mezzo per... non lo trova lo scarico, esce dal ricciolo Corno e realizza 3 punti meravigliosi, da mani d'oro questo ragazzo. 7 pari, ancora Passoni che ha una ottima media punti, Passoni ha 10,7 punti di media al tiro. Esce Bernia, allora lo contrasta Bernia, gli ruba alla grande il pallone, va in contropiede, molto facile, ottimo Luca Bernia, va a rubare un pallone a uno che è più piccolo di 30 cm di lui, grande giocatona. E allora 9-7 per i ragazzi di Rovello, riceve il numero 20 e poi infrazione di passi sulla ricezione di Passoni. Ribattiamo da lato, chiamiamo lo schema del papero, doppio blocco in alto, riceve e poi buttiamo un pallone nelle ortiche, corrono veloci ragazzi, noi restiamo molto indietro, in un sottomano molto facile va a realizzare Zappa i primi 2 punti, ha un ottimo tiro da 3 e anche un ottimo arresto e tiro Zappa, oltre ad essere velocissimo. Giochiamo alto allora per Sugar che va in sottomano, la scarica fuori per il Mosca, peccato per il ferro lungo e poi grande scarico dimenticato da tutti, Luca Bernia. Corno gli dà una palla d'oro e non fa altro che accompagnarla dentro nel ferro, ancora gioca sul perimetro e poi va in arresto e tiro sul ferro corto Lesmo. Boss allora cerca di scappare, lo fermano subito a centrocampo. Giochiamo alto, prende la palla Bernia, 1 contro 1 di Bernia, fallo del numero 20 Baroncini, Enrico Baroncini, pivottone di 1,97 m, ed è subito primo cambio per le file della pallacanestro di Lesmo. Esce il numero 20 molto statico ed entra un più dinamico numero 19 Giorgio Colombo. 2 tiri liberi per Luca Bernia. 3:45 da giocare, primo libero lungo di Bernia, secondo libero di Luca. Quando siamo a 3:45, come dicevamo prima, alla fine di questo primo quarto, è lungo il secondo libero di Bernia, Moscatelli va a conquistare e a fare tap-in sul tabellone piccolo, si apre anche la porta, rimettono dal fondo i ragazzi di coach Fumagalli, gioca sempre con Passoni e De Luca, riceve Campana ancora per Passoni, il nuovo entrato gira sul perimetro ancora con il numero 8, arresto e tiro molto corto da parte di De Luca e cerchiamo di girare veloce. Mosca, Moscatelli che cerca qualcuno a cui passare il pallone, esce Sugar Del Piero, esce poi Boss,
e poi fallo del numero 19, Giorgio Colombo, e fa sportellate con Luca Bernia. Luca subisce il fallo. Boss per Moscatelli, per Corno che quando libero la butta sempre, poi Moscatelli si arrampica, rimbalzo, corrono ancora veloci e poi perde la maniglia e poi parolacciona del numero 21, parolacciona pesante del numero 21 Mattia Campana, e fallo tecnico, e quindi saranno due tiri liberi per i nostri ragazzi. L'arbitro era là sotto, parolaccione pesante, e quindi verrà cambiato ora. Cambiano le file dei ragazzi di coach Fumagalli, esce Campana ed entra il numero 16, Davide Maniero, del 94. Due liberi per Corno, buono il primo di Ale, mani d'oro di Ale. Secondo libero, buono, e rimessa da centrocampo. Rimette la Sugar per Mosca, rimette in attacco Boss. Cosa per Corno che gioca a 4 in questo momento, fuori per Moscatelli, bombetta di Moscatelli, va dentro, buona, ottimo. Buona fiducia di Manuel Ciglio per Mosca, che da fuori la mette parecchio. Gioca ancora e poi rubone ancora di Luca Bernia. Amministriamo, giochiamo transit. Corno per Moscatelli, blocco, gioco a 2, ma ancora in 1 contro 1, attacca al ferro, scarica sotto per Bernia che non raccoglie e poi subisce il fallo da parte del numero 10 De Luca. Bernia incontenibile stasera, c'è qua poca gente che riesce a tenerlo stasera fisicamente. Minuto di sospensione per i ragazzi di coach Fumagalli, che ricordiamo la scorsa settimana li ha visti perdere nei confronti della Pallacanestro di Olginate di una decina di punti. Tecnico all'allenatore, perché continua a reclamare naturalmente. L'allenatore Fumagalli è molto molto arrabbiato, chiede di fischiare le cose da tutte e due le parti, è molto polemico l'allenatore. Già si è conquistato un bel fallo tecnico, così abbiamo altri due tiri liberi da tirare. Ricordiamo che la nostra partita in quel di Lierna è stata persa negli ultimi 2 minuti, dopo aver condotto quasi tutta la partita. Alla fine poi della partita, grazie a una decisione arbitrale un po' contrastata, i giocatori di Lierna hanno conquistato un fallo antisportivo e poi 2 tiri liberi, ed oltre a quelli anche il possesso, hanno fatto un più 5 e poi il più 5 è rimasto nell'alternanza dei tiri liberi e dei tiri da parte dei ragazzi di Lierna. Ora rientriamo con Nicola Sporro e con Davide Terraneo al posto di Bernia e di Boss. Sugar ci strizza l'occhiolino. Ricordiamo anche Fabrizio Bulzoni, punito dagli arbitri per aver fatto il monello alla fine della partita, è inibito fino al 7, infatti è qui di fianco a noi a compilare le statistiche. Secondo tiro libero per il tecnico, fischiato dall'allenatore Fumagalli da parte di Nicola Sporro, che lo cilecca paurosamente. Ed ora altri 2 tiri liberi. Erano 2 liberi prima che batteva Nicola Sporro al posto di Luca Bernia, e invece Corno non ne fallisce nemmeno uno e quindi ci riporta sul 18-9 quando mancano 2 minuti al termine. Riprendiamo con Del Pero a metà campo, Franco Bollato dal numero 6 e Davide Terraneo curato da De Luca, Davide De Luca. Fuori Sugar,
nel blocco di Davide, esce Moscatelli dal blocco di Nicola Sporro, doppio blocco ancora fuori, attacca al ferro, corno in modo molto aggressivo e realizza altri due punti, 29, esce dal blocco Ariccolo, Passoni la dà poi fuori, il numero 19 Colombo per la penetrazione che non va di De Luca, di Zappa, scaricone, scaricone di Davide Terraneo e il pallone che resta su in alto sul ferro e poi non va dentro, fallo di Moscatelli che cerca di difendere bene sulla penetrazione. Doppio cambio nelle file del basket di Lesmo, entra il numero 12 Cazzaniga ed il numero 5 Pirola del 94, giovanissimo. Rimessa per gli ultimi 14 secondi di questo quarto, scarico e l'arresto e tiro che non va del numero 19 Colombo, riconquista il rimbalzo, va in tiro da tre che non va ancora e poi finisce il tempo, finisce questo primo quarto sul punteggio di 20 per i ragazzi del basket Rovello a 9 per i ragazzi di coach Fumagalli. La scorsa settimana l'Entate ha consolidato ancora la sua seconda posizione vincendo contro la Pallacanestro dell'Adda. Cermenate ha soltanto una partita persa, ha vinto contro Socialosa di Milano. Palmilano invece perde con Fortitudo Busnago che si affaccia sulla terza posizione a 12 punti. Olginate, sempre grande, sempre forte, come dicevamo prima, ha battuto Pallacanestro di Lesmo. Villa Santa, anch'essa a 10 punti, ha battuto la Posal di sesto. E poi Emeda che ha perso di una diecina di punti contro Cusano. Questa settimana partita piuttosto facile di Lentate che gioca in casa contro Cernusco, gioca poi Olginate contro la Pallacanestro dell'Adda, anch'esso nelle retrovie, mentre Busnago gioca contro Cermenate e lì è una bella partita. Busnago ha gente forte che può contrastare molto bene la Vergavini di Cermenate. Rientriamo nel secondo quarto, corno, rientra con Cristian Gorni, Davide Terraneo, Nicolas e Sugar Del Pero. Gorni, francobolla, Pirola, rimessa da metà campo per Cazzaniga. Cazzaniga riceve il numero 17 Maniero, no, Forneri, scusate, esce poi per un passaggio improbabile in mezzo a tutta l'area con il numero 16 che non va. Sugar scarica fuori per Corno che non la mette, però arriva Nicolas che schiaffeggia il pallone, non riusciamo a riconquistare. Sono entrati con dei giovanissimi i ragazzi di Vimercate, gioca play Alessandro Pirola del 94, cerca di liberarsi, curato da Gorni, non lo fa respirare, poi parte il 17 e fa passi di partenza. Numero 17, Maniero. Giochiamo con Davide allora, giochiamo con Davide. Esce Cristian, curato da Cazzaniga. Ancora Cristian, prende il blocco di Corno, fuori ancora per Corno, in arresto e tiro che non va. Davide, Sugar non prende il rimbalzo, Nicolas era dall'altra parte, quindi curiamo il 17 che va in arresto e tiro che non va. Davidino, rimbalzone di Davidino che va in mezzo a 4, poi rallenta, poi accelera e va in penetrazione, scarica fuori per Del Pero che fa una zingarata in mezzo all'area, scarica fuori per Davide. E Davide realizza facile due punti, gioco fantastico, è venuto molto bene, 22-9, 8-40.
ancora sul cronometro per questo secondo quarto. Christian Gorni va ad uncinare il numero 5 e fischia giustamente fallo l'arbitro, fallo un po' ignorante. Cambio, esce Ale Corno, entra Barbizan, ottima la sua, il suo primo quarto. Anticipiamo sul numero 16 che è Maniero, poi fuori per il numero 19 Colombo che va in uno contro uno, si chiude e poi rubiamo ancora un'altra palla e Davidino Terraneo che vola in attacco, dà uno schiaffettino al tabellone e realizza altri due piselli, 24-9. Mettiamo anche Lollo ora al posto di Sciugarino Del Pero e poi fallo di Barbizan su Maniero, ala anch'essa del 94, giovanissimo. Cambio, esce Gabri Del Pero, entra Lollo Lanzi, entra nelle file della pallacanestro di Vimercate, entra scarpe gialle il numero 7 Forneris per Cazzaniga, fallo di Barbizan ed è il secondo in un batter d'occhi. Due tiri liberi per il numero 12 Cazzaniga, attacca molto il ferro Cazzaniga, buono il primo libero di Cazzaniga. ...24-10... che restano 10 e Barbizan conquista rimbalzo, vola ancora Davidino Terraneo, fa palla accompagnata Lollo, Davide Terraneo ancora, arcobaleno di Davide Terraneo che esagera e poi commette fallo, poteva scaricare fuori a Gorni che era nell'angolino, nella sua posizione per la bombetta, è stato un po' egoista e ha fatto anche fallo per eccesso di zelo nel riconquistare il pallone. Siamo già a 4 falli dopo 2 minuti e 10 di gioco e questa cosa non va bene perché loro sono già i liberi. Allora giocano con Cazzaniga per un lunghissimo numero 16 che poi non va a realizzare e Nicolas schiaffeggia la palla verso Lollo. Lollo che va a ubriaca agli avversari, Nicolas, Davide per Gorni che va fuori, buttiamo via un pallone molto male, finta e arresto e tiro del numero 12 Cazzaniga e sono 2, 24-12, siamo persi in un bicchiere d'acqua, ci perdiamo ancora in un bicchiere d'acqua e qua va chiesto il minuto di sospensione, fallo non fischiato dall'arbitro, il pubblico protesta. 24-14, Manuel ci vuol parlare sopra che i ragazzi si stanno rilassando un po' troppo, l'allenatore sorride verso gli arbitri un po' ilare, gli arbitri che sono qua vicino a noi, Manuel sta cercando di far rientrare la testa dei nostri ragazzi che dopo il più 14 si sono fatti fare un brecchino da 4 punti. Dobbiamo cercare di essere un pochino più reattivi in attacco, siamo troppo macchinosi, troppo lenti adesso, mentre prima eravamo più scorrevoli, quindi dobbiamo essere un pochino più scivolosi. Rientriamo con i soliti 5 per la rimessa da fondo campo dei nostri ragazzi. Lesmo pressa, va in pressione, giocano una difesa alta, Davide per Lollo ancora, Lollo per Barbizan per Nicolas dal suo mattoncino, non va, non conquistiamo rimbalzo, porta il pallone allora numero 12 Cazzaniga, la scarica fuori per Forneris, ancora fuori per Colombo che parte e stoppone di Porro, grandissimo inchiodatone di Porro e poi fallo di Christian Gorni che non si avvede del suo avversario che si blocca davanti a lui e quindi
perdiamo il pallone. Rimessa per i ragazzi di, Lier, di Lesmo. Gira il pallone sul perimetro con Maniero. Pirola, ancora numero 16 che va in una bomba. Maniero, Davide Terraneo, spinto e sospinto, e poi fallo del numero 16. Quando siamo sul 24-17 siamo un po' in bambola, ne cambierei un paio. Rimette Davide per Nicolas, Nicolas per Barbisan, Barbisan per Lollo, Lollo che cerca il blocco per Davide, Davide in uno contro uno, fallo ancora del numero 16, fallo del numero 16 ed è, se non vado errato, il terzo fallo del numero 16 che spinge. Lasciamo entrare il 15 che non tira da fuori. Lollo rimette per Nicolas, Nicolas ancora per Lollo, Lollo che si appresta alla sua bombettina che prende il ferro lungo, non va. Allora Gorni cerca di andare a uncinare il pallone, non ce la fa, è ancora numero 16 per il gioco sotto con Colombo che poi non va e poi viene commesso fallo su Lollo. Cambiamo, mettiamo ancora il nostro corno per Barbisan che ha già fatto un paio di falli, un po' in difficoltà, vediamo di girare, di tirare da fuori. Entra il numero 20, il Colombo, Giorgio Colombo, ala del 92, al posto del falloso numero 16, Maniero. Corno restituisce a Lollo, ancora corno per Christian, corno per Nicolas, abbracciato da dietro da Colombo. Quarto fallo anche per gli ospiti. 24-17, abbiamo smesso di segnare. Rimessa dal fondo per i nostri ragazzi. Ale andrà a cercare la bomba contro Forneris. Passa su due blocchi, esce poi Christian. Fallo di 5 secondi, non rimettiamo il pallone e facciamo infrazione di 5 secondi. Ci dobbiamo svegliare. Ancora Cazzaniga per il numero 20, curato molto bene da Nicolas, non lo fa girare. Allora Pirola ancora, gira intorno a due blocchi, scarica per Cazzaniga che non prende neanche il ferro e poi fallo di corno. Buono il canestro, fallo di corno su Maniero e tiro libero supplementare. I ragazzi di Lesmo, ben stimolati oserei dire da coach Fumagalli, sono rientrati in partita ed ora siamo sul meno 5 con probabile meno 4 che non va. Poi riconquistano il pallone a rimbalzo, Forneris si gira, ingancio e poi recuperiamo il pallone con Little Lollo, rimessa dal fondo, cambio, rientra Luca Bernia, esce Christian Gorni, quindi Ale giocherà 3, giochiamo con il doppio centro adesso. Davide Terraneo, fallo ancora nel numero 16 che spinge, due tiri liberi per Davide Terraneo, fallo discutibile questo, un fallo, lo curava appoggiando, niente di più. Cambio allora, rientrerà Campana nelle file del basket Lesmo ed esce il numero 16, Maniero, buona la sua prestazione, un po' fallosa. Primo di Davide è dentro. Secondo di Davide, gira e poi va dentro per il 26-19, 5 minuti al termine di questo secondo quarto. Davide Terraneo scatta sui blocchi, blocco di Colombo, ancora arresto, passo e tiro che non va di Cazzaniga e poi rimessa per i ragazzi di Fumagalli,
in attacco, la rimessa per Forneris, riceve un francobollatissimo numero 5 Pirola, francobollato da Lollo, così vicino per Campana, Campana contro Corno, passi non fischiati, Forneris, arresto e tiro, sono due punti, passi non fischiati di Campana che ha saltellato prima di palleggiare, di passare il pallone. Nicolas per Lollo, Lollo per Bernia, Bernia per Corno, Corno che esce dal blocco, arresto e tiro, non va, peccato. Allora ancora corre Lesmo, scarica fuori per Forneris, Pirola che poi riceve ancora il pallone, fallo non fischiato sul blocco, e poi Bernia si fa valere, rimbalzo e riconquista su Colombo. Richiamo Transi, Nicolas Bernia per Lollo, Lollo bomba da 8 metri di Lollo, ed ora giochiamo blu, Campana fuori con numero 5 Pirola, bomba che scheggia neanche il ferro ma scheggia soltanto il vetro, e poi Lollo va in una contropiede già fatto, fermato a metà campo dal numero 5 Pirola, cambio per Lesmo, esce Stefano Cazzaniga, rientra il numero 8 Matteo Zappa che aveva cominciato la partita. 29-21 per i ragazzi di Rovello, 3:35 ancora da giocare, ciuffo il primo di Lollo, buono, si prepara Boss per rientrare al posto di Davidino Terraneo per gli ultimi 3 minuti della partita, buono anche il secondo, cambio, esce Davide, buone le sue scorribande tra le maglie della difesa, entra Boss a curare Zappa, Campana, giochiamo blu in difesa, veloce, gira la palla sul perimetro, Forneris in mezzo per fuori per la bomba che va dentro, molto bene di Zappa, ha anche lui una buona media punti Zappa, Matteo se viene lasciato libero, allora Lollo, poi Bernia, Boss anticipato, Nicolas in penetrazione, arresto e tiro, molto plastica e molto bella da parte di Lucone Bernia che ci ha regalato la settimana scorsa una partita fantastica con 21 punti. Allora Campana ancora, giochiamo ora a uomo, il centro non sa dove andare, la passa Pirola, Pirola che gira intorno al blocco, non prende neanche il ferro, e poi Lollo pedala velocemente verso il ferro, verso il canestro, si arresta, Nicolas, Boss prende il blocco di Nicolas, la dà fuori a Corno, Corno attacca al ferro, e poi numero 7 Matteo Zappa commette fallo. 33-24, minuto di sospensione per la squadra del Basket Lesmo. Buona reazione dopo il riavvicinamento dei nostri ragazzi. Ricordiamo ancora Botti fuori in attesa dell'intervento al legamento. Poi lo rivedremo a settembre sui nostri teleschermi. Oggi lo vediamo in civile sulla panchina. Il mister di Lesmo ama parlare seduto ai suoi giocatori, si siede in mezzo a tutti e parla con la sua lavagnetta, disegna schemi. Ora noi ci rivedremo il 13 dicembre sulle frequenze di Piero da Saronno per l'ultima partita dell'anno, poi vi saprò dire anche contro chi giocheremo. Allora vediamo sul tablet della nostra dottoressa se troviamo il calendario, mentre riprende il gioco sul 33-24 con due tiri liberi che vanno a favore di Corno.
È buonissimo il primo livello di corno. Secondo libero, solo rete. Attacca allora Lesmo con Campana, si gira Colombo, si gira ancora Colombo, poi esce la palla per Campana, chiuso bene, anticipiamo con Mosca, chiudiamo bene, arresto e tiro, corto, ah, peccato, Campana schiaffeggia il pallone su Forneris, Bernia per terra, va per le... per le righe, Bernia, Bosa esce da due blocchi, blocco su Corno che da fuori fa fallo a rimbalzo, il numero 20 che si arrabbia e poi prende un altro bel fallo tecnico, terzo della partita per la squadra di Lierna, di Lesmo. Il pubblico rumoreggia, chiede di smetterla, chiede come fa a essere il suo fallo in quanto era in svantaggio, era fuori da, era dentro nell'area il Luca Bernia e fuori lui. Due liberi per Luca, buono il primo, buono il primo di Luca Bernia, 1.40 da giocare, buono anche il secondo. Rimettiamo con Mosca a metà campo, cambio, esce il numero 20 ed entra Baroncini. Corno, è buono il libero di Corno, è buono anche il secondo, 39-26. A metà campo, a metà campo abbiamo Campana che riceve il pallone, che contrasta Moscatelli, Lollo per Corno, ancora Lollino, proverà la bomba, ma no, la dà a Boss, Boss che gira, va su due blocchi, scarica male la palla per Bernia e poi Campana va in una facile penetrazione di sinistro. Moscatelli, giocano a uomo, 1.14 da giocare, 39 per i ragazzi di Rovello, 28 per la pallacanestro di Lesmo, Lollo per Moscatelli, Moscatelli ancora gira sul blocco di Corno, arresto e tiro di Moscatelli, molto bella la sua azione. Moscatelli rientrante da un infortunio ma in grande forma anche lui questa sera, curiamo molto bene l'attacco di Lesmo e poi con Moscatelli andiamo a rubare il pallone. Ora ministra Lollo, Lollo da solissimo, Lollo sbaglia la bomba, dannazione, Lollo sbaglia le bombe a piedi per terra, allora corre in contropiede Campana, passi di Campana che ha mosso i piedi molto velocemente sul servizio di Pirola, 27 secondi da giocare, un tiro, 41 ragazzi di Rovello, 28 pallacanestro di Lesmo. Lollo chiama lo schema numero 5, esce Corno, ancora Lollo, Lollo blocco, uno contro uno, finta, fuori per Moscatelli, arresto e tiro di bomba che non va, Boss cerca di andare a prendere il pallone, riceve poi invece Campana, mette a posto i piedi Campana, molto bello, segna un tiro molto facile, andiamo a tirare una fucilata contro il tabellone che a momenti va dentro, chiudiamo sul 41-31, amici di Piero da Saronno, ci vediamo tra 10 minuti, andiamo a prendere un caffè caldo. Riprendiamo con Luca Bernia che si siede sul nostro tavolo, riprende con Gabriel Del Pero, esce Corno per Bernia, Bernia gira fuori per Gabri, Gabri ancora per il doppio taglio, Mosca, grande assist per Luca Bernia e cominciamo bene, 43-31. Attacca allora
formazione di Lesmo con Zappa. Zappa che gira per il numero 6, Passoni. Intanto la luce va su e va giù nel nostro campo. Giro e tiro con tentativo di stoppata da parte di Corno nel numero 16, Maniero. E poi scarichiamo da fuori per Corno che ce ne mette altri 3 e sono 20 punti. Corno ha realizzato 17 punti nel primo i due quarti, ce ne ha messi 3 e sono già a 20, è già a un ventello. E poi Sugar fa fallo allungando troppo il braccio fuori per cercare di marcare. Sugar Del Piero, playmakerino, alto in modo illegale, quasi 1,90, esce dal blocco Moscatelli, servono poi sotto il numero 19 che scarica fuori per De Luca che va a prendere un fallo da Boss che non ha ancora segnato questa sera. Rimessa dal fondo per i ragazzi di coach Fumagalli, rimessa per il numero 10 che mette a posto i piedi, fa passi Bosa ancora in uno contro uno e poi svetta Bernia. Bosa vola in contropiede, va in uno contro uno, resta corto e poi va facile a realizzare il contropiede De Luca che era rimasto come Darryl Dawkins in attacco e quindi ha ricevuto facile, è andato per il 46-33. Ancora Corno, Boss sotto che gioca da in modo fantastico da centro, riceve un fallo dal numero 19 Colombo e si conquista i primi 2 tiri liberi della sua partita, primi 2 liberi di Andrea. Un'ottima tecnica di tiro realizza il primo tiro libero. Secondo libero che si arrampica e poi Corno in tap-in fa il suo 22esimo punto. Andiamo ancora a curare uomo su numero 8 con Sugar. Bosa che va in anticipo sul numero 19 che ha cambiato con Luca Bernia. Ancora Del Piero per Corno. Corno ancora, va in uno contro uno, arresto e tiro che non va, Bernia super rimbalzo e poi doppio fallo su Luca, si riconquista altri 2 liberi, fallo del numero 19, cambio, entra con il numero 17 Caserta ed esce numero 10 Luca. Primo libero di Luca, è buono anche se si arrampica un po'. Secondo libero di Luca sul 50-35 per i nostri ragazzi, è lungo secondo libero Moscatelli e poi doppio tocco da parte di Campana e da parte di De Luca sul tentativo di rimbalzo di Mosca e quindi riconquistiamo il pallone, giochiamo aria con Del Piero, fuori uno, Boss che va dal lato sinistro a cercare di servire Bernia che è curato da 2, allora Sugar in arresto e tiro, molto dolce, è rimasto corto Del Piero, poi non fischiano falli, Bernia c'ha da dire qualcosa con l'allenatore del basket di Lesmo. Bel servizio sotto per De Luca che si gira di spalle e tira contro Bosa, un po' in difficoltà questa sera contro il numero 10. Corno ancora per Sugar, ancora Corno, Joe Boss che va in uno contro uno, viene seguito da 2, schiaffa fuori per Mosca Moscatelli che dal mattoncino dei 3 punti realizza altri 3 e sono 8 anche per lui questa sera, 53-37. De Luca, Zappa per De Luca,
De Luca che realizza altri due punti. Dobbiamo cercare di curarlo meglio. Corriamo ai ripari. Giochiamo Papero, Del Pero. Del Pero per Corno, ancora Del Pero, fuori per Boss. Boss per Bergna. Consegna il pallone. Arresto e tiro di Boss che mette a posto i piedini. È corto. E poi fallo di Bergna che va come una iena a cercare di prendere il pallone sul numero 17 Caserta. Cambierei Boss, farei respirare un attimino, che De Luca gli sta dando del filo da torcere. Chiama loro lo schema Zappa, doppio blocco in alto, cambia uomo e poi lo riprende. Campana contro Corno, è molto dinamico Campana, gira, passi non fischiati, incredibilmente riconquista il pallone, la ributta fuori, erano passi, ha preso il suo pallone e quindi ci stava l'infrazione di passi, non fischiata, ripeto. Andiamo a battere pallone, intanto un pallone va in campo, penetrazione in sottomano di Campana che non va, Bergna riconquista, un altro ottimo rimbalzo. Chiamano lo schema 1, esce Mosca da un blocco, fallo poi di qualcuno là sotto che si è fatto male. Bergna si è fatto male al ginocchio, speriamo di no. Ha preso una botta probabilmente Luca Bergna al ginocchio. Dottoressa, andiamo a trovarlo. Vada dottoressa a trovarlo. Arriva Marcello con il ghiaccio magico. Ci facciamo malaccio là sotto canestro. Sentiamo la dottoressa e Marcello cosa riescono a fare. Mi ha messo del ghiaccio. Tanto interrompiamo un attimino, vediamo la prossima settimana. La basket di Rovello sarà sabato a Cernusco sul Naviglio alle ore 21, mentre i VIP di questo campionato, e cioè Cermenate, giocherà in casa contro Palmilano, scontro tra grandi titani, venerdì sera. Per chi vorrà andare a vedere la partita a Cermenate, sarà una partita molto bella. Ci sarà poi anche Olginate contro Socialosa Milano ad Olginate in contemporanea con la nostra partita, per poi, come vi dicevo prima, ritrovarci in casa contro la Posa al Dissesto venerdì 13 per l'ultima partita del basket Rovello di questo anno 2013, che ci ha regalato alla fine degli ottimi playoff per la Serie C e quest'anno un pochino più di fatica per rientrare ai nostri ritmi, ai nostri livelli. Vediamo Bernio che si rialza, vediamo come sta, cosa dice la dottoressa. Applausi per il Lucone nostro, sembra che stia meglio. Entra Nicolas al suo posto, proviamo a giocare. La dottoressa dice che probabilmente è soltanto una botta e quindi possiamo ritornare a giocare tranquillamente. Dottoressa, è solo una botta? Benissimo, solo una botta, quindi niente di che. Il ginocchio sembra che funziona ancora bene. Rientra Nicolas, avrà un pochino di spazio anche lui. 5:42 da giocare in questo terzo quarto. Rimettono con il numero 6 che riceve Marcello Passoni. Esce Zappa e poi Campana cerca di addomesticare il pallone che gli sfugge dalle mani e poi il Corno glielo intercetta, però conquista ancora la rimessa Lesmo. Fallo di Sugar Del Pero che va a contrastare la ricezione del suo avversario. Rimettono allora dal fondo per De Luca. De Luca contro Boss, si fa largo De Luca, stoppata di Bosa e poi
Pallone consegnato a Del Pero, fallo non fischiato, fuori per Nicolas, fuori per Mosca, Mosca che gira sul blocco, corno, corno per Boss, mette a posto i piedini, Boss, arresto e tiro di Boss che fa il ricciolino. Questa sera non gliene va bene una a Boss, peccato perché si è trovato valide soluzioni di tiro. Entrerà allora Davide Terraneo per cambiare Boss, passi, Campana non realizza, Nicolas riceve un bel rimbalzone tra le sue braccia. Giochiamo Transi con Mosca, Mosca per Nicolas, per il Boss, ancora Boss, gioca sotto, gira Boss, gira ancora con la sua manina sinistra, finalmente ci regala due punti preziosi per andare sul 55-39. Attenzione a Campana che va in penetrazione, fa passi incredibilmente non fischiati, poi andremo sull'instant replay per vedere i passi che non sono stati fischiati a Campana. Allora Nicolas sotto per il Boss, ancora che gira e poi molto bene inganna il suo avversario, inganna De Luca e gli realizza altri due punti. Una bella lotta tra due ottimi giocatori, riceve fuori Borghesi, scusate Caserta, bomba che prende il ferro lontano per De Luca e allora veloce Del Pero va sul piede del giocatore e quindi sono altri 19 secondi, minuto di sospensione per i ragazzi di coach Fumagalli che poi avremo il piacere di avere ai nostri microfoni. Ed allora andiamo a vedere poi la 13ª giornata che vedrà l'ultima partita dell'anno, dove giocheremo a Milano domenica 22 di dicembre, poi una lunga sosta con un grande piacere della dottoressa fino a lunedì 13 gennaio, dove ci rivedremo contro una partitona contro la pallacanestro di Cermenate, capolista oggi in nella nostra classifica del girone B di questa bella serie C2. Vimercate stranamente a 4 punti a pari di Meda, di Posa al Sesto e di Pallacanestro dell'Adda. Vimercate che ha una grande squadra, tant'è che ha una media a meno 24 direi sulle realizzazioni, mentre noi abbiamo meno 31, quindi segnano più di noi, subiscono meno di noi. Giochiamo allora con 19 secondi da giocare sul fallo di piede, fuori per Nicolas, Nicolas per corno, corno per Davide Terraneo che ha sostituito adesso Moscatelli, corno che cerca di addomesticare il pallone ma non ce la fa, corrono allora i ragazzi di Lesmo, corrono per un taglio di De Luca, Caserta che fa giro e tiro e non realizza, poi va a cercare di fermare Del Pero, corno, corno per Boss, Boss per Sugar, la da fuori per Davide, Davide per Nicolas, Nicolas per Davide ancora, corno, Davide, arresto e tiro di Davide che non va, Nicolas, morbido, morbido, taglia bene l'area, è dai suoi 4 metri, dal gomito, Nicolas è infallibile, 59-41. Gioca allora V con il play che va in arresto e tiro e prende il ferro lungo, Passoni, Bosa conquista il rimbalzo, giochiamo ancora con un blocco sopra Del Pero in penetrazione, scarica fuori ancora per Boss, ancora sotto per Del Pero, fuori per Davide, non riusciamo a far ricevere corno, riceve ora e poi sprechiamo inefficacemente un pallone. Entra Barbizan ed esce corno, ottima la sua. Poi andremo a sentire Luco Nebernia come sta il suo ginocchio, sembra che stia meglio. Doppio blocco sopra per De Luca che si libera, Nicolas lo stoppa, va fuori per una bomba improbabilissima
il numero 6 Passoni, poi Del Piero scarica sotto per Davide Terraneo, stoppato con tutto il corpo da parte del numero 17 che poi commette un altro fallo sulla penetrazione e quindi andiamo a tirare due liberi con andiamo in rimessa dal fondo, scusate, non andiamo ai liberi. Cambio, esce Boss a 1.54 dal termine, esce Boss ed entra il nostro Cristian Gorni. Cambio anche nelle file della pallacanestro di Lesmo, esce Passoni ed entra, rientra Pirola, giovanissimo playmaker del 94. Nicolas riceve, gli viene scippato il pallone e poi recupera velocissimamente e poi recupera il pallone lui che era stato scippato del pallone. Fallo poi del numero 17 che si oppone su Del Piero, che gli dà un bel ruzzo di quelli pesanti, e sono quattro falli di squadra per tutte e due le squadre e quindi saranno tiri liberi dal prossimo fallo. Rimettiamo dal fondo sul 59 Rovello, 41 Lesmo, cerchiamo il presidente lavoratore che verrà ad asciugare il campo, quanto è piuttosto scivoloso là in fondo, caduto il giocatore prima. Rimettiamo dal fondo quindi con Davidino, andrà a ricevere Barbizan o Del Piero, riceve Del Piero infatti per Davide ancora, ma in uno contro uno, scarica sotto per Barbizan che abbraccia lunghe Cristianino Gorni dalla sua mattonella, non va, torniamo indietro, allora andiamo aria, giochiamo in penetrazione. De Luca molto veloce e molto bella la sua penetrazione di sinistro. Allora Davide per Cristian, ancora per Davide, entra e poi infrazione di 3 secondi da parte di Barbizan che era appena entrato in area, inconcepibile questa infrazione fischiata 3 secondi, è appena entrato e viene fischiato 3 secondi, questo è incredibile. Esce Sugar Del Piero per Lollo Lanzi, siamo uno schema alto, noi giochiamo con Davide su De Luca, prende il blocco, pick and roll con il numero 17 che fa passi di partenza, curato molto bene da Barbizan, ha fatto passi, ha mosso i passi molto velocemente. Allora gioca Davide con 57 ancora sul cronometro, Davide finta il tiro sotto, poi in un passaggio improbabile per Barbizan, fortunatamente non riescono, lo intercettano ma non riescono a conquistare il pallone, si arrampicano sulle loro borse e abbiamo ancora 16 secondi da giocare. Nicola sblocca per Davide, fuori per Lo, per Cristian, che interrompe il palleggio, Lollo, Davide, fallo su Davide non fischiato, prende la retina sotto, velocissimo va in penetrazione e poi scarica fuori per una ottima bomba da parte di Zappa e si riporta vicino sul 59-45 il basket di Lesmo. Buttiamo come al solito il pallone per eccesso di precipitazione, entrano con Fornerici, poi scaricano fuori per una bomba del numero 10 De Luca e poi commettono fallo, commesso fallo il numero 5, commette fallo il numero 5, due tiri liberi sul tiro di Lollo, all'arbitro viene fischiato e viene detto ogni cosa, il fallo effettivamente c'era, abbiamo sentito lo schiaffo fino a qua vicino. 60-48 e andiamo poi a 61, il pubblico protesta,
per questa decisione arbitrale, ma questa volta il fallo c'era, era bello schiaffotto. Vediamo ora se i ragazzi di Lesmo riusciranno a reagire a questa situazione. Vediamo Bernia che si è ristabilito molto bene, è già in piedi, è già pronto per rientrare. La dottoressa ci fa segno, sì sì, tutto a posto, tutto a posto. Era la botta, è stato bene così. Non sono ancora entrati sul campo altri due nostri ottimi giocatori, quali Stefano Galli e Beretta, e speriamo di vedere in campo. Rientra Davide Barbisan, Nicolas Gorni e Lollo. Per loro rientra il numero 12 Cazzaniga, che vediamo di spalle. Pirola playmaker. Forneris il numero 7, il Barbudos il numero 17. Caserta porta la palla allora Pirola. Pirola, passi non fischiati, virata, virata non fischiata di Pasti su numero 10 De Luca. Due tiri liberi, fallo di Nicola Sporro ed è il terzo fallo. Buono il primo libero di De Luca, che ha ottime mani. De Luca è 1,92. Corto il secondo libero, Nicolas, la piovra, Nicolas va a prendere il rimbalzo. Lollo che riceve ora, Davide per Gorni, Gorni per Nicolas, Nicolas per Gorni, Gorni che va in uno contro uno, un buon gancio. Barbisan poi va per il tap-in, non riesce a fermare il pallone per il tap-in. Ora diamo spazio, troppo spazio a De Luca, dobbiamo franco bollarlo, e si riportano a meno 9 i ragazzi di coach Fumagalli. Lollo, Barbisan, Barbisan fuori per Cristian Gorni, Cristian Gorni in punta di piedi realizza la sua bombettina dal suo angolino preferito e butta là ancora gli avversari a meno 12. Velocissimi, sorpassano la metà campo con Pirola i ragazzi di Lesmo. Lollo fa sentire il suo piccolo ma pur poderoso fisico. Fallo ancora allora di Cristian Gorni, che cerca di contrastare un ottimo numero 10. Due falli, 14 secondi ancora da giocare. Rimette la palla Cazzaniga, uscirà dal blocco il numero 10, francobollato da Gorni, poi con una finta che ubriaca anche il suo compagno, sprecano e buttano il pallone in difesa i ragazzi di Lesmo. E allora andiamo a rimettere con Cristian per Lollo. Lollo la dà a Davidino, Davidino per Nicolas, per Barbisan. Barbisan cerca un compagno da servire ma non lo trova. Velocissimo il contropiede di Pirola, che ha gambe molto veloci e riporta la sua squadra sul meno 10. Nicolas, arresto e tiro di Nicolas, fantastico dai 4 metri Nicolas questa sera, il suo gioco bomba che non va per fortuna da parte di Cazzaniga, che abbiamo lasciato un po' libero, un po' da solo. E allora con 6 minuti da giocare restituiamo la palla a Lollo. Barbisan, arresto e tiro di Barbisan, e anche lui ci mette la sua bomba. Bravo Barbis,
molto ampie le maglie delle difese in questo momento. Ritorniamo a difendere, teniamo buoni questi punti che ci serviranno. Buttano poi un pallone per Forneris e Davide Terragno è costretto a fare un fallo per evitare i due punti facili di Forneris. Cambio, rientra il numero 16 Maniero, secondo fallo intanto di Stefano Galli, di Davide Terragno. È buono il primo libero del numero 7 Forneris, è buono anche il secondo. Andiamo a giocare con Lollo, sono in zone press molto alta. Lollo per Davidino, Davidino che si avviluppa, finta il tiro Lollo, arcobaleno di Lollo che va dentro dall'alto del suo 1,70 m, va in mezzo a due lampioni lunghi lunghi, ma realizza il 71esimo punto del basket di Rovello. Ancora Lollo contro 1-5, bloccone pesante e passi non fischiati. Allora ancora Forneris che va in giro, Nicola Sporro la piovra, lo avviluppa e non lo fa tirare. Poi Lollo, perdono pallone, si rotolano per terra, riconquista la palla Lesmo, passi non fischiati del numero 12 e poi fallo di Barbizan che fa sportellate con il numero 16 Maniero sotto canestro. Cambio ancora nelle file del basket di Lesmo, esce Forneris e rientra l'ottimo Mattia Campana con i suoi bei 12 punti di media. Riceve il passaggio di ritorno e poi fa passi non fischiati e poi Campana riceve, entra, scusate Campana, De Luca resta il tiro che non va. Gorni riconquista il pallone con calma, Lollo, Gorni da tre, non va, non era nella sua piastrellina e non ha realizzato. Molto veloce stoppone di grande Nicolas questa sera, la piovra Nicolas, ne ha già fermati 3 o 4 alla sua maniera, alla maniera della grande difesa. Passi non fischiati a Davide, arresto e tiro di Barbizan che non va. Corrono allora i ragazzi di coach Fumagalli che poi non riescono ad addomesticare il pallone, gli scappa via, sono piuttosto precipitosi nelle azioni. E adesso giochiamo con calma, siamo sul 71-56, fallo del numero 10. Farei giocare per questi ultimi 3 minuti mister Beretta che non ha ancora toccato il campo. 7-1-5-6, 3-58 ancora da giocare. Ancora lunga la partita, l'allenatore dei ragazzi di Lesmo si siede tra i suoi, li richiacchiera mentre andiamo. La classifica, come vi dicevo, è ancora abbastanza schiacciata, nel senso che il basket Rovello, che è a 6 punti, ha molto vicino la zona tra virgolette dei VIP. Cermenate ne ha 16, Gravane e Olginate ne hanno 14 e poi c'è un folto gruppo a 12 e 10 punti, quindi siamo ancora molto vicini alla zona playoff e alla zona fuori dai playout. Riprendiamo con Gorni, Porro, Barbizan. Ora Christian per Lollo. Lollo ancora, riceve da Barbizan. Nicolas fa il blocco. Poi pressano, c'era un pick and roll fantastico, non è andato a buon fine. Davide 1 contro 1. Va in mano sinistra, poi in mano destra. Cambia mano ma non realizza. Velocissimo allora De Luca che la consegna a Pirola contro Lollo,
anticipa Barbizan su Campana, a braccia lunghissime Barbizan, cambia l'uomo, arresto e tiro di Campana che ha una facilità di tiro molto veloce, riconquista l'accoppiata Barbizan e Porro, il rimbalzo, 3 da giocare, 7-1, 5-6. Nicolas per Lollo, blocco di Nicolas, pick and roll che non va, Lollo allora cerca di andare in mezzo a 4 persone, è un po' troppo, Campana realizza 2 punti in stracontropiede. Davide, Davidino, 7-1, 5-8, giochiamo Papero. Allora ancora Lollo, Gorni che non va, Lollo va a cercare di rimbalzare, passi di partenza non fischiati, la Campana, scheggio al ferro, numero 10 De Luca e poi Nicolas riconquista l'ennesimo rimbalzo, giochiamo Transi, Gorni, Cristian per Davide, Davide che va in arresto e tiro, no, per Nicolas, morbido, non va, tirato troppo sicuro con i piedi per terra, finta il tiro, finta ancora il tiro, si arrampica sul ferro, il pallone non va nel canestro, scarico fuori per Campana, rimbalzone di Davide, quindi spalleggiato da numero 16, Gorni, Nicolas fuori per Lollino, la bombettina di Lollo che non va, sprechiamo punti preziosi, ancora il numero 10 De Luca che l'anno scorso abbiamo intervistato, non va neanche la bomba di Maniero. Allora Davide, sono pronti i cambi, Davide ancora Davide, blocco 2 e poi fallo, il numero 16 pronto sul tavolo del cambio, il numero 15 Caserta, esce Lollo, buona la sua, esce Cristian Gorni, buona anche la sua, peccato non aver visto Beretta quest'oggi sul campo. Rimessa per Davide, riceve Sugar, fallo di Campana ed è rimessa dal fondo, con 14 ancora da giocare, 7-1, 5-8. Del Pero, blocco di Porro, passi mezzo a 3 Del Pero, poi Davide che non tira, fuori per Del Pero, schiaffone sulla penetrazione di Del Pero da parte di Pirola, sono 2 tiri liberi per Gabri, vediamo se ce ne mette, ma perché ancora rimessa che stava in penetrazione, non capisco, ma fuori per Corno, Corno per Del Pero, Del Pero ancora dentro per Nicolas, Nicolas per Barbizan, Barbizan per Corno, penetrazione per Nicolas, scarico fuori per Jack, ah, peccato, gira il pallone, Nicolas recupera a gran velocità la sua area, Campana che è troppo veloce, è più veloce del pallone e quindi gli scivola e conquistiamo la rimessa a 29 dal termine, 7-1, 5-9. Del Pero finalmente in penetrazione, numero 13, fallo del numero 15, scusate, Caserta. Due liberi per Gabri. Buono il primo di Gabri. 7-2, 5-8. Corto il secondo. Più 14, vediamo un cross da parte del
Bravissimo, bravissimo. Ottimo contropiede lanciato da Davide Terraneo per il nostro Barbizan. Finisce la partita sul 74 a 58. Amici di Piero da Saronno, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo venerdì 13 per la prossima partita. E buonanotte a tutti. Bene, siamo con Alessandro Corno, una grande new entry per la pallacanestro di Rovello, si presenta sui nostri teleschermi questa sera, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni. Allora, sono un ragazzo del 1992, nato a Erba, vivo a Casnate Compernate, figlio d'arte, che mio papà, famoso allenatore di pallacanestro femminile. Ho iniziato e ho fatto tutta la trafila giovanile nella pallacanestro Cantù, qualche presenza anche con la Serie A, poi sono andato in Serie B2 a Legnano e quest'anno ero in attesa di chiamate da campionati superiori, ma ovviamente non avendone ricevute sono venuto a dare una mano a questa squadra e sono molto contento di essere qua. Bene, questa sera una bellissima partita, più di 20 punti, tante uscite belle dai blocchi, tanti bei tiri. Ho visto che ti sei già integrato molto bene in questa squadra, sebbene hai giocato soltanto 4 partite. Come ti trovi con questo gruppo? Devo dire benissimo, perché conoscevo già praticamente tutti, in quanto nel settore giovanile di Cantù avevo già giocato con molti di questi ragazzi e anche ragazzi che non avevano fatto come il settore giovanile. Ci avevo già giocato, per esempio Luca, avevo giocato con lui a Como in B2, o comunque sì, anche Nick Porro lo conoscevo già fuori dal campo. Diciamo che a livello di gruppo mi sono subito sentito a casa, quindi mi trovo veramente bene. Bene, la partita, gli avversari questa sera come ti sono sembrati? Ma secondo me, io sono dell'idea che tutto dipende solo da noi, perché la nostra squadra obiettivamente secondo me è un'ottima squadra. Dobbiamo trovare un po' di, diciamo, bilanciamento tra il nostro attacco e la nostra difesa, visto che all'inizio c'era un po' di sofferenza in attacco. Adesso magari col mio arrivo abbiamo migliorato l'attacco, però ho visto le ultime partite siamo calati molto in difesa. Questa sera gli avversari erano magari non talentuosi, però ostici, perché non mollavano mai. Ogni volta che andavamo sopra di 15 punti ritornavano sotto, ed è un po' il problema che abbiamo avuto in tutte le ultime partite. E questa volta invece siamo stati bravi alla fine con le seconde leve a chiudere la partita in 2-3 tiri importanti. Bene, buona doccia, grazie della bella chiacchierata, alla prossima, ciao. Bene, siamo con Sebastiano Fumagalli, un allenatore all'altezza della squadra, è molto alto, ex giocatore naturalmente con grandi trascorsi. Raccontaci un po' della tua prima annata in questa pallacanestro di Lesmo e raccontaci un po' di questa partita. Ma per quanto riguarda l'annata, siamo in linea con i nostri programmi, che sono la salvezza senza passare dai play-out. Al momento abbiamo fatto una buona prima parte di campionato, adesso stiamo affrontando squadre superiori a noi e abbiamo anche qualche acciacco di troppo che ci sta un po' condizionando, però per la prima parte di stagione direi moderatamente soddisfatto. Per quanto riguarda la partita, sicuramente, come dicevo prima, noi abbiamo dei grossi problemi con gli esterni. Oggi c'era il play che ha giocato, ma ha giocato per onor di firma, ci manca l'altra guardia titolare, per cui sicuramente sapevamo che non sarebbe stato facile. Infatti in difesa abbiamo cercato di mischiare un po' le carte per rompere il ritmo un po' a Rovello, facendo un po' di uomo, un po' di zona, e ci siamo riusciti parzialmente. In attacco, non trovando un ritmo che ci dà di solito il nostro playmaker, abbiamo fatto un po' fatica. Poi, senza ovviamente polemica, veniamo qua a Rovello, siamo comunque già un po' decimati, sicuramente, ciao Franco, Rovello è una squadra superiore a noi, se i primi 10 minuti gli arbitri ci fiscano letteralmente contro, poi non è neanche tanto bello vedere
gli arbitri che prima partita scherzano e ridono con i giocatori avversari. E poi tu dici, vabbè, è un caso, ma poi quando vedi il primo quarto avremo perso lo stesso, eh. Però magari ce la saremo giocata un po' meglio. Comunque va bene così, siamo comunque soddisfatti di questo inizio dell'anno. Bene, grazie per questa piccola chiacchierata sulle nostre frequenze. Ci vediamo al ritorno sicuramente all'ESMO. Buonanotte, ciao, bocca al lupo, alla ciao. Prossima.